Buongiorno. Ciao. Bel monopattino, ho festeggiato. Ah, è una maglietta divertente, ma fa anche un po' male. Ti voglio bene. È sempre stata lì. Quella cosa rivelerà il tuo vero potenziale. Dove l'hai preso? Non ne ho idea. Quindi è apparsa come per magia? Sai cosa mi è uscito? Superstar. A me è uscito ballerina. A me è uscito modello uomo. Ma piantala. Che succede a tutti? Perché sono desiderosi di cambiare vita così? Stiamo per divorziare. La Morfo ci ha ispirato. Cosa diceva il tuo cartoncino? Guaritrice. Un segno perché mi impegni nell'autoguarigione. O significava medico, come la professione che svolge ogni giorno. Tu mi hai chiesto se ero felice. Tu sei felice? Ho 40 anni. Non ho alcun talento evidente, a parte fischiettare. E ho avuto una sola relazione. Se questo è essere felici. Non ci avevo mai dovuto pensare e andava bene così. Non è che io creda che esista una macchina magica in grado di dire alle persone di cosa loro sono capaci. Ma cioè, la stanno provando tutti. Si sono messi insieme una settimana fa e ora sono sposati. Che bello! Forse non è tutto così come sembra. Questo sì che è profondo. Credo di avere ciò che desidero. Magari non è abbastanza. Questa macchina, magica o meno, ricorda alle persone che le nostre vite hanno più di un percorso. Ci siamo chiesti da dove venisse la Morfo, cosa c'è dentro e come funziona. Quello che avremmo dovuto chiederci è cosa c'è dentro di noi. Sarete voi a decidere il vostro potenziale. E lei, signor Hubbard, cosa diventerà?